puntata di oggi di Tè per Due affronterà argomenti molto interessanti. Parleremo di psicologia, parleremo di cinema, parleremo di società con un ospite che ci ha suscitato tutte queste domande e che salutiamo e alla quale diamo il benvenuto. Paola Dei, buongiorno dottoressa, buongiorno, psicologa buongiorno. E scrittrice. Tanto per essere il più cronologicamente vicini possibili, ha presentato alla Mostra di Arte Cinematografica di Venezia nel settembre scorso il suo libro Le città invivibili, perché appunto ha affrontato questo tema nella filmografia del bullismo e del cyberbullismo. Quindi il menù l'ho messo tutto nel piatto, così sappiamo di che cosa parliamo. Anzitutto buongiorno dottoressa, che è senese adottiva, giusto? Sì, sono senese adottiva, ho vissuto esattamente la metà dei miei anni a Siena e la metà in provincia di Siena, quindi sempre Siena comunque. 50-50, sì. Abita da sempre nel Nicchio, giusto? Quasi tutto il periodo in cui ho vissuto a Siena ho vissuto nel Nicchio, di conseguenza, immagino, o con la porta. Di conseguenza immagino che poi, anche se non nativa, sia diventata una così simpatizzante, si può dire così? Sì, io direi qualcosa di più di simpatizzante, perché quando c'è il palio, inconsciamente, involontariamente, anche con qualcosa di indipendente dal mio volere, sento un'emozione forte quando corre il Nicchio. Devo dire, simpatizzo anche per l'Aquila, che non c'entra niente, ma insomma è una contrada che mi piace, ma nello stemma queste due aquile che mi sono piuttosto care. Per motivi di stemma? Per motivi di stemma, sì, la mia famiglia anticamente aveva queste aquile nel suo stemma originario, sì, esattamente. Però non parliamo di padre, soltanto così, giusto per inquadrare il personaggio, perché la dottoressa, oltre che appunto psicoterapeuta e scrittrice e critica, ha studiato e affrontato questo argomento molto interessante. Vediamo se riusciamo a vedere anche la copertina del libro di cui parlavamo qualche istante fa. Eccola qua, Le città invivibili. È un argomento, dottoressa, questo che è molto devo sottolineare, alla ribalta della cronaca, perché ogni giorno abbiamo esempi di questo fenomeno e che è stato chiaramente poi affrontato, dato che il cinema da sempre è lo specchio della società, perché non fa altro che ribaltare quelli che sono gli episodi, le sensazioni dei personaggi veri nella pellicola, si è occupato di questo argomento. Sì, sì, sì. Dunque, intanto preciso, io sono la curatela, ci sono anche dei saggi miei dentro il libro, però ci sono tanti autori di rilievo, c'è la prefazione del MIBACT, hanno partecipato Agi Scuola, critici, accademici, Sindacato Nazionale Critici, ANAC, Movie Player, Taxi Driver, Il Cittadino Online, che è una testata senese, Tulipani Seta Nera, Il Parere dell'Ingegnere. Non vorrei fare torto a qualcuno. No, insomma, è stato affrontato in maniera molto approfondita. Di leggerli tutti. Abbiamo poi un saggio di Valerio Caprara, che è uno storico critico della trasmissione cinematografo. Molto noto, sì. Molto noto, sì, e molto, molto, molto preparato. Abbiamo GSA, Centro Studi Cinematografici, Ego Times, spero di averli detti tutti, mi scuso se ho tralasciato qualcuno, ma insomma lo sforzo è stato quello di dirli tutti. E per poi, parlare di questo argomento. Sì, noi ogni anno realizziamo un testo dedicato a grandi temi della vita e ai grandi temi del cinema, oltre che ai grandi personaggi. Non ultimo, lo ricordo perché è stato un grandissimo regista, Ettore Scola. Dedichiamo un testo a Ettore Scola nel 2016 intitolato Lo specchio dipinto, Ettore Scola e dintorni. E lì avemmo anche la partecipazione di grandi registi, attori che lo avevano conosciuto personalmente. Quest'anno... Nominiamo qualcuno anche perché erano presenti, tra l'altro. Sì, sì, sì. Nel 2017 abbiamo dedicato il testo ad un tema estremamente pregnante, che poi è quello del bullismo e del cyberbullismo, con l'ausilio di due grandissimi registi, che sono Claudio Caligari e Gabriele Magnetti. Ciascuno a suo modo ha affrontato questo tema delle periferie, della difficoltà del vivere nelle periferie e del costruirsi un futuro
anche laddove c'è un substrato di personalità positive, come poi vedremo in entrambi i film. Purtroppo a volte ci sono degli ambienti che non permettono di fare grossi voli pindarici e non permettono neppure una progettualità futura, perché ciò che si vive all'interno di questi ambienti è quello. Pasolini fu Maestro, maestro in maestro e questo, precursore, sì. precursore, non a caso Caligari è stato un suo collaboratore. Caligari ha collaborato con grandissimi registi, ma Pasolini è stato colui, diciamo, Che ha tolto il velo, sì, che l'ha anche. ispirato a cercare poi nelle periferie di Ostia le verità più vere. Sembra una parola ridondante, però in questo caso ci sta bene, insomma, dire le verità più vere. Lui ha voluto essere talmente realistico che ha fatto cercare a due sceneggiatori, che sono Giordano Meacci e Francesca Serafini, persino dei linguaggi della cultura arcaica che vengono tuttora utilizzati nelle periferie di Roma. Non essendo lui romano, ha dato questo compito a due sceneggiatori Indagato, che chiaramente. hanno ritrovato in questo romanesco delle Sì, di periferie, borgata. sì, queste parole che erano usate appunto No, è in chiarissimo. linguaggio arcaico. Vediamolo, vediamo un attimo il trailer così almeno capiamo di cosa stiamo parlando. Per me tutte non succede niente, eh. Dai, è andata la cazza e fiate i sordi. Oh, t'ho visto, tiri fuori! Il padre eterno che vuole fa, mi ha portato via la madre, oppure la figlia no, non la reggo un'altra botta. Te la porta via nessuno. Tu pensa a dargli le medicine che gli devi dare, che te la porta via nessuno. Alice ha solo a me. Sì, ne aiuto io, ma chi aiuta? Io so solo che è matto. E secondo me sbaglia a portartelo dietro. Te sei nuovo al cantiere. Dasce sti giorni Oh, che se ne Oh, che è sta caciarata, oh! Ma questo chi è? Un altro coglione come te? Ma come? Mi chiedo quanto può durare. E quanto può durare? Dura, guarda che dura. Ma perché Ali, ma che ci manca? Dipende, Vittorio. A te basta quello che c'avevo. Avevi cominciato a fatto, io non voglio che te fai. Oh, hai capito che non voglio? Ammazza come un cane, dammi tutto quello che c'è in casa. Oh, sta calmo, sta calmo. Dai! C'è molto di Pasolini, si vede, indubbiamente, le location, i tagli, ma anche poi la storia alla fine, Sì, c'è molto di Pasolini anche nei nomi dei due no? Anche i nomi, personaggi, che sono è Cesare e vero. Vittorio, i due protagonisti di Accattoni. E Non peraltro sono volevo richiami fare. casuali, secondo No, me. non sono richiami casuali, ma anche se, diciamo, cambia la cultura, no? Dall'epoca di Sono Pasolini, passati e 40 anni, si chiaramente. evolve, quindi cambia la cultura, però ha sicuramente portato avanti questo tema delle periferie, questa tematica delle difficoltà del vivere. Il Ma disagio è lo stesso, anche a distanza di 4 decenni, no? sì. Volevo fare un inciso sugli attori, che sono Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Silvia D'Amico e Roberta Mattei, bravissimi. Ci sono delle scene dove veramente Luca Marinelli e Alessandro Borghi hanno degli occhi parlanti, ci raccontano la storia meravigliosa, la fotografia di Maurizio Calvesi, direttore della fotografia, che peraltro è uno storico dell'arte molto molto famoso. Che ha diretto una collana per giunti di Arte e Dossier, si chiamava. Io ricordo, leggevo queste sue pagine con molta, molta fascinazione, insomma, ed è una fotografia meravigliosa. E poi appunto gli sceneggiatori,
che ho ricordato prima, Francesca Serafini e Giordano Meacci, i quali ci raccontano questa umanità struggente, veramente un'umanità struggente dove traspare in ogni scena il valore dell'amicizia. Cioè la parte principale di tutto il film è questo valore dell'amicizia fra questi due ragazzi, Cesare e Vittorio, che non dimenticano mai l'uno o l'altro, anche quando l'uno è assente, c'è comunque l'anima dell'altro che è presente. Sono come due fratelli cresciuti insieme, a parte il momento in cui c'è la scena con la bambina, che è nipote appunto di uno dei due protagonisti, con questo orsacchiotto dove c'è scritto non essere cattivo, anche questo frutto di un'umanità struggente, ma dove lui non entra mai nel mero sentimentalismo, è sempre molto rigoroso. Infatti è stato coniato per lui il chiasmo bellezza del rigore e rigore della bellezza, cioè Caligari cercava sempre la verità ma senza mai scendere nel sentimentalismo, senza mai andare facile, oltre. Facile ricerca della sì, lacrima, sì, vero, sì, senza mai compiacersi anche di questo sentimentalismo, era molto molto rigoroso e quindi gli sta bene questo chiasmo che è stato coniato per lui e che ci mostra anche una ruvidezza, no, sua nell'affrontare le cose, che però non è mai giudicante, e credo che questo sia all'occhio. È molto bello far vedere questo film, perché questo dovrebbe anche essere l'occhio con il quale guardare personaggi senza giudizio, ma con la possibilità di trovare delle soluzioni per poter cambiare un po' le cose. Che poi era un po' la base, il principio ispiratore del realismo, tornando appunto ai maestri di cui parlavamo. Allora, vediamo adesso il trailer del film di Marinetti, così poi parliamo anche di questo e poi prendiamo il tè. Buio. Quello doveva essere il mio destino. Invece no. Tu conosci il Zigrobo d'acciaio? Chi? Ma che pure te c'ha la spada lata? La spada chi? Io voglio fare botto. Voglio che la gente si pega a pecoroni quando mi incontra per salutarmi. Famo tre carichi così, entriamo dentro al giro grosso. Cinci. Cicin. Ma a te non ti frega proprio un cazzo di niente. Non sono amico di nessuno. Non basta, cazzo. Ma basta! Lo sapevo io. Te sei Rossi Shiva, ti puoi trasformare in un gig. Chi? Ci vorrebbe uno così. Magari avesse una batteria. Ma tu immagini? Ma te sei il supereroe, ma mica quando ha rubato. C'è un sacco di gente da salvare. La verità è che con sta gente. È per questo che c'hai poteri. Ma che è colpa mia se sto Superman si è messo a mezzo? Io solo una cosa voglio sapere. Ma tu chi cazzo sei? Non lo so che mi è successo, però mi sento bene. È musicato un ragno, un pipistrello. Sei cascato da un altro pianeta. E te me frega, pure parecchio. Alessia! Cioè, però, amore mio, quando ti trasformi ti devi cambiare ste scarpe. C'è un supereroe che scarpe di camoscio non si è mai visto, dai. Non l'hai mai visto te? Non si è mai visto. Allora, abbiamo visto il trailer e nel frattempo ci hanno portato il tè, dato che è una giornata molto fredda, io approfitto perché ci riscalda un attimo. Abbiamo visto il trailer del film di Claudio Magnetti. Grazie. E con Claudio Santamaria come protagonista, che ha fatto un po' la sua fortuna come carriera
interpretando ruoli di periferia, no? Mi viene in mente la sua carriera proprio cinematografica. Parlavamo di, anche perché il sottotitolo poi del libro che ha curato, Bulli ed eroi, no? Parliamo sì, di Ciclo Bo. Sì, sì. Alla fine poi è anche una ricerca di eroi positivi cui ispirarsi nelle situazioni di degrado. Sì, 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 sono eroi della quotidianità, loro malgrado, no? Dove intraprendono questo cammino dell'eroe a loro insaputa, ma grazie a una forte amicizia o grazie all'amore. Claudio Santamaria, peraltro fantastico, questo film dove fa un delinquentello di periferia che piano piano si trasforma in Jack Robot, grazie all'amore di Ilenia Pastorelli, che è bravissima peraltro, e che adesso ha girato un film anche con Carlo Verdone, uscito nelle sale da pochi giorni, e grazie a quest'amore della ragazza che da bambina è stata abusata e che ha in mente questo Jack Robot, questo personaggio creato da Gonasai, si trasforma e riesce a diventare un eroe che lotta poi per dei principi estremamente validi, e si trova a lottare con lo zingaro interpretato da Luca Marinelli, che abbiamo visto anche prima in Non essere cattivo, e qui il regista che ibrida vari generi di film in un mix assolutamente fantastico, lui è uno dei registi più promettenti e più innovativi della nostra generazione, e riesce a cogliere degli aspetti fondamentali con una scelta coraggiosissima, facendo cantare ai personaggi, soprattutto allo zingaro, appunto, interpretato da Luca Marinelli, il cyberbullo, indimenticabile l'interpretazione di un'emozione da poco di Anna Oxa, perché mentre l'ascoltiamo ci viene in mente Anna Oxa al Festival di Sanremo, un po' androgina, che in uscita famosissima, sì. Diciamo, buttò all'aria tutti i soliti canoni di Sanremo, sia col suo modo di vestire, sia. Quindi in quel momento avviene una sovrapposizione di queste due cose, ed è molto coraggiosa la scelta di farli cantare, ma assolutamente riuscita. Lo zingaro è il cyberbullo della situazione. Lì volevo arrivare, che la differenza fra il bullismo e il cyberbullismo, perché sono due facce della stessa medaglia, con però due accezioni completamente diverse. Sì, esattamente, perché il bullo è una persona sostanzialmente, non voglio usare il termine carattere forte perché non è esatto, almeno psicologicamente non è esatto, lo si dice così in forma stereotipata, ma il bullo è una persona quantomeno che si mostra, che esterna, sì, sì. Esterna a se stesso, si sa chi è il bullo. Il bullo è sempre quello più prepotente, con un carattere più irruento. Quello che abbiamo incontrato tutti, diciamo così. Sì, 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 più o meno anche nelle scuole ci sono i più timidi, introversi, e poi c'è il bullo della questione, no? Che vuole essere il leader, il capo, ed è sempre noto. Mentre il cyberbullismo si nasconde dietro alla rete. Dato che questo è un argomento molto di attualità, sì. Se ne stanno occupando un po' tutti. Molto, molto, e nasce prevalentemente da un tipo di cultura che ha travalicato anche la nevrosi, no? E che si fonda, descritta benissimo, appunto, è stato coniato un termine da Francisco Mele, che io ho conosciuto quando ho fatto il corso al CEIS, da Don Picchi, che è la società post-nevrotica. Ecco, la società post-nevrotica dove sussistono i valori dell'arrivismo, della competizione, del mostrarsi, contano molto meno i contenuti, conta molto di più il mostrarsi. L'apparenza. Sì, poi è la, diciamo così, regina della rete, no? Che è la regina della rete. E quindi si perde l'importanza del percorso, no? Cioè se uno... Solo l'esteriorità. Sì, se uno, per farle un esempio, cioè ha dei contenuti musicali, partecipato a concerti, ha interiorizzato degli aspetti musicali, conosce musicisti,
e ha tutto un percorso dentro. È certo che è diverso da chi schiaffa questi contenuti e dice io li conosco, sì, sì, ovviamente. Ma dentro c'è un vuoto, non a caso, infatti è la società anche del vuoto, no? Dove c'è una mancanza di valori, una mancanza specchio della di... società, assolutamente sì. Sì. Io adesso ti voglio lanciare una provocazione, perché ne parlavamo prima, e facendo un salto di un secolo e mezzo, prima parlavamo di Pasolini, quindi 40, 50 anni fa, adesso invece facciamo un salto molto più indietro, non nel film che invece è degli anni 80, bensì del periodo storico di cui tratta, un film che tutti conoscono assolutamente, che è L'attimo fuggente, con lo straordinario Robin Williams, perché poi capirete che collegamento facciamo. Vediamo il trailer. Signori, quali sono i quattro pilastri? Tradizione, onore, disciplina, eccellenza. Saremo compagni di stanza, sono Neil Peart. Io sono Todd Anderson. Ecco, in questa classe potete chiamarmi il professor Keating, o se siete un po' più audaci, o capitano, mio capitano. Cogli l'attimo. Cogli la rosa quando è il momento. Mostratemi un cuore non contaminato da folli sogni e io vi mostrerò un uomo felice. Ma solo nei sogni gli uomini sono davvero liberi. È da sempre così e così sarà per sempre. Cos'è la setta dei poeti estinti? Siete capaci di mantenere un segreto? Eravamo un circolo ellenico, eravamo dei romantici. E non le leggevamo le poesie, ne assaporavamo sulla lingua la dolcezza. Lo spirito si elevava, le donne svenivano. Ed era così che nuovi dei nascevano. Sono giunte voci, John, di alcuni metodi non ortodossi di insegnamento nella sua classe. Beh, John, lei sa che qui esiste già un programma e funziona. Se lei lo mette in discussione, gli studenti faranno altrettanto. Ho sempre creduto di dovergli insegnare a ragionare da soli. A quell'età, ma neanche per soli. Citando Walt Whitman, o me o vita, domande come queste mi perseguono. Risposta: che tu sei qui, che la vita esiste e l'identità, che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Quale sarà il tuo verso? Eccoci rientrati, dicevo, lo straordinario Robin Williams nell'attimo fuggente, la società è quella dell'Ottocento, della Good Society, chiamiamola così, anglosassone, però il riferimento è invece ai nostri giorni, cioè a maggior ragione in una società in cui abbiamo bulli ed eroi, bullismo e cyberbullismo e comunque sia, diciamo così, internet che sovrasta un po' tutto, a maggior ragione abbiamo bisogno di buoni educatori, di buoni insegnanti, di chi ci indica la strada. Io sto pensando alle generazioni future, ai ragazzi, ai giovani. Sì, decisamente questo è importantissimo. E faccio un inciso soltanto perché prima ho dimenticato, per il film di Jack Robot, di ricordare la sceneggiatura di Nicola Guaglianone. Venendo a noi, sì, sicuramente sì, ci siamo sentiti tutti, io lo scrivo anche nel saggio dedicato a Robin Williams in questo testo, ci siamo sentiti tutti un po' orfani quando è morto Robin Williams. Il professor Keating è nell'immaginario collettivo di tutti noi come il professore che tutti vorremmo aver avuto. Ideale, esatto. Ideale, una lezione anche su dei classici che possono apparire noiosi, fatta da lui che... in maniera dissacrante, in maniera dissacrante, ma anche con le sue imitazioni di grandi personaggi, che recita dei pezzi imitando degli attori, è fantastica e riesce a far amare proprio la materia. Non solo, quando chiamo uno dei ragazzi a recitare una parte, un pezzo di una poesia, il ragazzo la dice molto spento, la recita così un po' a cantilena, come a volte si recita nelle poesie, la donzelletta viene dalla campana, ora io cito questa, no? Riesce a tirarli fuori
le budella, diciamo così, no? Riesce a tirarli fuori proprio l'animo e a farle recitare, veramente facendoli sentire cosa voleva dire il poeta. E questo è prezioso per il giovane, perché è un punto di riferimento, è un ideale, è qualcosa che, diciamo così, lo rende vivo più che il bullo, più che l'eroe, che alla fine poi possono sembrare dei punti di riferimento facili da trovare, ma vuoti poi. Sì, 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 ci sono. Ora mi riferisco però anche alla sua professione di psicoterapeuta, veramente. Sì, sì, sì. Gli eroi che diventano eroi per dei principi di amicizia e amore sono sempre eroi positivi, come abbiamo visto anche negli altri due film, perché alla base ci sono dei sentimenti positivi, no? E quindi diventa più importante quello. Attraverso quello si riscoprono i propri valori, si riscopre, ma io, cioè, voglio valere o voglio apparire soltanto? Questa e questo domanda, prima di tutto, lo devono fare gli adulti, perché è sempre molto facile puntare il dito sui ragazzi, no? Certo che la prevenzione va fatta sui ragazzi, ma comunque è dagli adulti che parte tutto questo, e che comunque danno il buon esempio. Il buon esempio si manifesta non solo attraverso le parole, ma anche attraverso poi il mostrare, l'essere appunto un insegnante così coinvolgente. Ma io qui ho scritto: l'adolescenza è un tempo di brezza e dramma insieme, che si esprime principalmente nella fase adolescenziale, una stagione vorace di storie che costituiscono momenti di epifania, l'evidenza di ciò che il futuro potrebbe regalarci. E quindi è rimasto, in questo senso, è rimasto... come mai così pregnante questo personaggio del professor Keating? Proprio perché riusciva a coinvolgere i ragazzi, riusciva a farli superare, diciamo, tutti i passaggi dell'età adolescenziale in una maniera assolutamente fantastica. E questo è come diceva l'insegnante che tutti avremmo voluto avere, sì, e magari non è stato possibile avere. Assolutamente, sì, l'insegnante che accende, ecco, come dicevo prima, accendere l'entusiasmo è proprio quello che lui fa nel film, ma io penso che chiunque altro avesse recitato in questo film sarebbe apparso ridondante, un po' esagerato. Assolutamente. Con Williams non succede. Assolutamente. Non succede, perché lui, nonostante sia a volte anche un po' enfatico, ma è anche misurato, no? E questa passione che ci trasmette, evidentemente era la sua passione, indimenticabili sono i suoi occhi quando esce dall'aula e tutti i ragazzi si salgono sui tavoli e dicono: capitano, mio capitano, caso non abbiamo quella scena, ma vi ringrazio molto per aver fatto vedere questo trailer, perché questo attore assolutamente non deve essere dimenticato o sparire così in maniera evanescente. E i suoi occhi sono, credo, un compendio di storia del cinema, in quello sguardo dove c'è tristezza e gioia insieme. Io credo che sia difficilissimo. Pochissimi attori riescono a fare questo, probabilmente perché lui toccava delle punte di tristezza e di gioia, avendo, hanno ipotizzato, insomma, questo suo spaziare dagli alti ai bassi, non si sa bene, ma hanno ipotizzato. Purtroppo nella vita reale, quindi nella non vita reale, sì. E quindi lui riusciva a dare questa connotazione di gioia e tristezza in quello sguardo indimenticabile, insomma, c'è quella scena che credo nessuno la dimenticherà mai. L'invito è quello quindi di essere tutti un po' noi, professor Keaton, per quelli che sono accanto a noi, per le generazioni future, e quindi di tirar fuori sempre il meglio. Io ringrazio moltissimo la dottoressa Dei perché ci ha fatto così attraversare questo mare in tempesta e molto complesso in maniera estremamente lucida e con una grande competenza, questo grazie appunto alla sua professione e alla sua passione, posso dirlo, anche per questo mondo sicuramente stellato, ma che alla fine poi rispecchia la società reale, che è quello del cinema. Grazie dottoressa e grazie a voi. Grazie.